Allora, il primo obiettivo potrebbe essere: gli investimenti in ricerca e innovazione produttiva devono seguire regole precise. E questi investimenti e queste innovazioni produttive, e quindi anche il credito, non può essere dettato dalle banche o dalle finanziarie. Le decisioni e il controllo dei risultati devono scaturire dalla partecipazione dei lavoratori, dei cittadini, dei giovani, dei precari, degli agricoltori, con una politica di alleanza con quel mondo imprenditoriale i cui interessi si scontrano con quelli di chi delocalizza e fa le speculazioni. Il controllo degli investimenti pubblici non può essere lasciato alla rappresentanza piramidale dei partiti, alle lobby, alle grandi famiglie, alla mafia e alla burocrazia, ma deve rispondere alle esigenze reali della popolazione e agli interessi strategici del Paese. È vero che le aziende devono migliorare la loro organizzazione nel modo di produrre e di gestire la sicurezza ai lavoratori, qualità ai consumatori e applicare una continua innovazione. Riconoscere i cambiamenti nel lavoro che non è più soprattutto fatica fisica, abilità manuale, ma capacità di controllo e di elaborazione e uso della propria ragione. Con nuovi profili professionali che non sono finora contemplati all'interno dei contratti nazionali. Esempio l'informatica. Tutti coloro che utilizzano il computer, che sanno fare programmi o che eseguiscono dei programmi o che lavorano su dei programmi non sono riconosciuti all'interno dei contratti nazionali. Per consentire questo una vita dignitosa ai lavoratori e alle loro famiglie, a quelli che sono in cassa integrazione, in mobilità, in contratto di solidarietà, precari, disoccupati, occorre un serio ampliamento e finanziamento degli ammortizzatori sociali. Detto questo, andiamo al secondo punto, che è sempre legato al primo punto. Occorre un massiccio investimento nella ricerca e nello sviluppo scientifico e tecnologico. Senza l'industria queste ricerche non si possono fare, investimenti scientifici e tecnologici non si possono fare, ma senza industria si fermerebbe anche il paese. Un paese di 60 milioni di abitanti non può vivere sul terziario, il terziario non produce ricchezza. Produrre ricchezza bisogna avere l'industria, senza l'industria un'agricoltura sviluppata vi si rimane poveri. Bisogna fare una forte politica per l'istruzione. Se voi fate attenzione, via via, luogo per luogo, si sente alcune volte nel dire nel Veneto è diminuita l'istruzione pro capite. Questi è tolto il numero di studenti hanno abbandonato le università. Non può un paese ridursi in questo stato, perché vuol dire che stiamo andando indietro, che non controlliamo più la situazione, che non ci sarà più una ripresa dal punto di vista del paese. L'istruzione che deve basarsi su una serie di analisi dei settori produttivi più avanzati e delle loro esigenze di personale qualificato. E deve essere indirizzata sia verso i giovani con borse di studio per milioni di studenti, non sto parlando di 100.000 borse di studio, milioni di borse di studio, sia verso i lavoratori che devono riqualificarsi, quindi anche il lavoratore di 50 anni, che perde il posto di lavoro perché hanno delocalizzato l'industria o hanno chiuso l'industria, deve essere messo in condizioni di poter ridiventare forza produttiva e di ritrovare un nuovo posto di lavoro. E quindi va orientato a una nuova formazione per dare un'occupazione stabile. È chiaro che nella misura che un'industria delocalizza o un'industria fallisce e chiude perché è decotta e non riesce ad andare avanti, bisogna immediatamente provvedere attraverso un finanziamento e un aiuto pubblico, di produrre immediatamente un'industria. Quei lavoratori non farli sbandare, mantenerli inquadrati, inquadrarli all'interno di questa scuola e bisogna anche dargli un compenso a questi lavoratori, che possono mantenersi e possono vivere. E quando alla fine dei 2 anni, ma questo vale anche per gli studenti, dei 2 anni o 3 anni che deve durare il corso, hanno superato l'esame, sono pronti a entrare in produzione, no? Gli deve essere dato anche un arretrato di quello che non hanno percepito, perché durante questi corsi hanno percepito solo quei soldi che gli permettevano di vivere. Allora questo è un problema, uno dice ma dove troviamo i soldi per fare tutto questo? Ma la stessa Marcegaglia dice che ci sono miliardi per la cassa integrazione, che vengono utilizzati dal governo su altri problemi, e allora si utilizzino quei soldi. E sono destinati che cosa?
a contenere oneri sociali, sono destinati a contenere e permettere ai lavoratori di poter proseguire sulla loro strada. Bisogna creare nuove imprese in grado di dare un posto di lavoro ai disoccupati, ai lavoratori e alle imprese decotte. Faccio un esempio, in Calabria si vuole sviluppare il turismo, a loro occorrono, non so, 100 cuochi, 50 persone che parlano lingue straniere, e allora si fa il corso, la scuola, si mettono queste persone li raggiungono, hanno già il posto di lavoro e vanno dentro e così si può sviluppare l'economia. Terzo punto, questo riguarda non solo noi ma anche l'Europa. Bisogna fronteggiare la crisi non come singoli paesi, ma come Europa. Non può esistere in Europa la politica unilaterale di un paese. Ad esempio, da parte della Germania verso la Russia, che cerca di legarsi ai paesi dell'Europa orientale, la Russia con la questione del gas, no, eccetera. O della Francia che parla di Europa, sempre di Europa, ma vi antepone prima i propri interessi. Altrimenti si avrà il suo predominio sugli altri paesi europei, riproducendo tragici scenari della storia passata che non voglio stare a parlare. L'Europa può crescere solo superando gli egoismi nazionali e costruendo un'economia sociale tra i vari paesi. Non è corretto, ad esempio, che un'impresa tedesca o francese acquisti un impianto d'avanguardia in Italia, si impadronisca del suo patrimonio tecnologico, poi lo chiude e trasferisce la produzione nel proprio paese. Questo è accaduto, per fare un esempio, per la acciaieria di Terni. Non è positivo, ad esempio, che non si riesca a raggiungere un accordo complessivo per la produzione europea dell'auto. La proposta Fiat per la Opel si scontra con la diffidenza tedesca, mentre l'industria francese si sente amareggiata da questo progetto di crescita e i poteri pubblici devono sborsare fondi di sostegno e mercanteggiano per esportare altrove gli inevitabili licenziamenti. Anche in futuro, se la Chrysler sarà ristrutturata, perché non è detto che lo sia, si ripresenteranno nuove possibili situazioni, licenziamenti anche chiusure di impianti, perché è chiaro che se la Chrysler, il piano va avanti, la Chrysler ci impiegherà 2 anni a rinnovare gli impianti produttivi, in Italia si chiuderà solo uno stabilimento della Fiat, un altro si chiuderà dalla Opel in Germania. Fra 2 anni si porrà il problema che fine faranno gli altri stabilimenti che in questi 2 anni hanno potuto dare una produzione perché stavano rinnovando la Chrysler. Quindi questa operazione deve essere vista sotto vari aspetti e punti di vista. Quello che manca, che cos'è? Un piano europeo per il rilancio dell'automobile. Si può ipotizzare che l'accordo sulla Chrysler serva agli USA per dividere gli interessi europei, ostacolando una reale integrazione economica continentale e mantenendo la direzione Detroit invece che in Europa, continuando nell'attuale sistema di globalizzazione selvaggia. C'è un tentativo da parte degli americani, e credo che la questione della Chrysler, della Fiat, rientri in questo quadro, anche se dico momentaneamente può sembrare che tutto questo porta dei benefici, di mantenere lo status quo, cioè far sì che la situazione di dominio di intervento del capitale USA in ogni parte del mondo, della globalizzazione, continui. Quando Hillary Clinton è stata a Pechino a parlare con i cinesi, per la prima volta non ha sottolineato la questione della democrazia e dei diritti civili, ha solo detto aiutateci a superare questa situazione. L'America continua a essere impegnata in 2 guerre contro l'Islam, perché qui bisogna dirlo francamente, non si tratta di esportazioni di democrazia, qui sono 2 guerre contro l'Islam, una in Afghanistan e l'altra in Iraq. E forse ne vogliono aprire altre 4 in Sudan, Somalia, Pakistan, eccetera. Cioè questo deve finire. Così come deve finire che si dice l'Ucraina deve entrare in Europa, nella NATO. Sì, l'Ucraina è proprietaria dell'unico porto nel Mar Nero che è russo. Togliamo alla Russia anche l'ultimo porto nel Mar Nero, di Odessa. Mettiamo lo scudo spaziale ai confini della Russia. La Russia, l'Asia, i paesi islamici, l'Africa, sono i luoghi dove l'Europa deve guardare, dove noi dobbiamo guardare, perché è con questi che dobbiamo fare i conti e dobbiamo creare uno sviluppo, una collaborazione e una cooperazione. Non possiamo quindi rimanere invischiati in avventure che ostacolano tutto questo sviluppo. Quindi questi sono i 3 punti che dovrebbero essere presi in considerazione per passare dal 20°
al XXI secolo, cioè in una realtà completamente diversa. Mi fermo qui.